Per quanto riguarda il trattamento farmacologico e non farmacologico di pazienti con angina refrattaria, abbiamo una costellazione possibile di farmaci a disposizione. In particolar modo il trattamento con i nitrati, il trattamento con i beta bloccanti e il trattamento con la ranolazina. Sono tutti farmaci che vengono utilizzati per l'angina refrattaria. Non sempre però sono efficaci. Stiamo parlando sempre di pazienti che però abbiano già subito un trattamento di vascolarizzazione. Ma quella di pazienti è rappresentata anche dai pazienti con angina microvascolare, cioè con coronarie normali o comunque con aterosclerosi non significativa, dove però il microcircolo è alterato e può essere responsabile di angina. Anche in questo i farmaci potrebbero non essere sufficienti per controllare il sintomo.